Bentornati a Football Benchmark, comincia una nuova stagione dove approfondiremo i temi economici legati al mondo dello sport, al mondo del calcio soprattutto, e bentornato naturalmente ad Andrea Sartori. Andrea, è un piacere averti di nuovo come partner in queste chiacchierate che faremo settimanali. Ciao Andrea. Ciao Luca, buongiorno. Allora, visto che si è chiuso da poco il mercato invernale e di mercato ci siamo tanto occupati nel corso delle ultime settimane, sono venute fuori delle evidenze e delle novità, direi, rispetto a quelli che erano i trend prima del Covid, con cui vorrei partire per questa nostra serie di chiacchierate, no? Abbiamo cercato, insieme ai dati che avete raccolto a voi di Football Benchmark e di Ace, per cercare di capire come sta evolvendo il mercato a livello internazionale, sotto due aspetti fondamentalmente: la spesa e il peso della Premier League, che è diventato predominante soprattutto in Europa, anzi direi mondiale, perché la Premier League è sicuramente il campionato che ha speso di più in tutto il mondo. Se noi andiamo a vedere, visto che si sono chiuse tutte e due le finestre di mercato, sia quella estiva che quella invernale, la spesa complessiva che c'è stata in giro per il mondo, e i dati vengono da Transfer Market, vediamo che intanto c'è stata una grande crescita, Andrea, no? Rispetto a quelle che sono state le ultime due stagioni, dove evidentemente c'era un grande impatto da parte della pandemia. E soprattutto, la riga in basso, il peso della Premier League all'interno di questa spesa è cresciuto, direi, in maniera esponenziale. Assolutamente, possiamo vedere che c'è stato, diciamo, un crollo della spesa di calciomercato immediatamente dopo la finestra invernale del 2020, quando appunto iniziò la crisi pandemica. I risultati sono rimasti più o meno i medesimi, intorno ai 3,7 miliardi, 3 miliardi e 8 per due anni, e già in questa ultima finestra invernale ed estiva si è tornati a superare i valori della stagione 18-19, con una crescita del 47% rispetto alle ultime due stagioni, diciamo invernale ed estivo, o diciamo periodo di trasferimento invernale ed estivo. Però non abbiamo ancora superato, Luca, la stagione 19-20, che rimane la stagione record. E come dicevi giustamente tu, in questo contesto è aumentato in maniera preponderante il peso della spesa delle squadre inglesi. Oh, ma la domanda qui è, Andrea, è evidente che la Premier è la locomotiva per quanto riguarda il calciomercato, ma probabilmente anche l'economia stessa del calcio. Questo aumento, che è quasi tutto alla metà sulle spalle della Premier League, a livello mondiale la metà della spesa è stata fatta dalla Premier League. Per tornare ai livelli di prima, manca l'Europa, oppure questo è un dato falsato perché la Premier League è troppo forte? No, manca indubbiamente l'Europa. Diciamo che sono vere tutte e due le cose. La Premier League è troppo forte e chiaramente questi risultati derivano dalla crescita esponenziale dei diritti televisivi, che ricordiamo, per mettere in un contesto internazionale, sono circa 3,5 volte quelli dell'Italia quando si considerano i diritti sia nazionali che internazionali. Però indubbiamente, come vedremo dalle grafiche successive, mentre la Premier League è cresciuta notevolmente ed aumenta notevolmente la forbice tra gli incassi e la spesa, le altre leghe, le altre quattro grandi leghe d'Europa praticamente spendono quanto riescono ad incassare. Ecco, vediamo qui da questa grafica che appunto la Premier League ha speso oltre 3 miliardi per la prima volta, quasi il doppio rispetto alla stagione 18-19. Anche gli incassi sono aumentati, però quello che è importante vedere qui è come in un certo senso ci sia un divario tra la linea verde, gli incassi appunto, e la linea rossa, che sono appunto le spese, cosa che invece non avviene nelle altre quattro leghe europee. La cosa che infatti mi ha incuriosito di più di questi dati, di questi grafici che stiamo proponendo, perché qui è anche l'altro, quello a cui tu facevi riferimento, la spesa e gli incassi delle altre, quindi di Francia, Germania, Italia e Spagna, che diciamo, per quanto riguarda le altre Big Four, chiamiamole così, anche se non c'è questa nomenclatura classica, sì, spendono quanto guadagnano. In Inghilterra il rapporto è 3-1, cioè in Inghilterra si riesce a spendere 3 volte tanto quanto si incassa dal mercato, chiaramente.
Esattamente. Quindi mentre vediamo che in Inghilterra c'è questa forbice che si amplia tra incassi e spesa, negli ultimi tre anni c'è praticamente nelle altre quattro grandi leghe europee una sovrapposizione tra gli incassi e appunto la spesa. E per la prima volta quest'anno gli incassi delle altre quattro grandi leghe europee sono stati superiori, anche se leggermente, alla spesa. Però questo ovviamente fa vedere appunto il trend, e ritornando alla tua domanda di poc'anzi, dimostra come sì, il mercato è cresciuto, ma è cresciuto grazie alla Premier League, e che, come dice in un certo senso direi Tebas, ha un po' dopato i valori di calciomercato. E infatti lo vediamo appunto dalle spese che vengono appunto sostenute dai club inglesi rispetto agli altri 78 club delle altre quattro grandi leghe europee. Questa considerazione, Andrea, la troviamo anche nell'analisi più specifica del mercato invernale, perché se a livello globale, quindi estate più inverno, il peso della Premier è arrivato al 50%, nel mercato invernale il peso della Premier è addirittura oltre il 75%, il 76%, più di 800 milioni di euro spesi dai club inglesi a fronte dei 242 degli altri club appartenenti alle altre grandi serie e divisioni italiane. L'unica, correggimi se sbaglio Andrea, Lega che è riuscita a spendere più di 100 milioni di euro è la Ligue 1, non grazie al PSG però. Esattamente, è un dato molto, molto interessante. Il fatto che prima di tutto la Premier League ha speso oltre 800 milioni, e ciò fa circa il 76% della spesa totale. Le altre quattro leghe hanno speso rispettivamente 32 milioni la Serie A e la Liga Spagnola, quasi 70 milioni la Bundesliga e poco più di 100 milioni la Ligue 1 francese, e la spesa arriva da tre grandi, diciamo un grande club come il Marsiglia e in parte il Lione, e un piccolo club come il Llorent. Però quello che è anche interessante vedere è come da una stagione invernale all'altra il peso della Premier League sia passato dal 47% al 76%, e per la prima volta si è passata la soglia del miliardo di spese appunto in una stagione, anzi in una finestra di trasferimenti invernale come appunto quella appena conclusa. È evidente, Andrea, che voglio dire, tu prima parlavi delle parole di Tebas, del doping fra virgolette all'interno dei prezzi, quindi una bolla che poi vedremo e cercheremo di capire se in qualche modo scoppierà oppure se continuerà, e la parte più importante all'interno di questi mercati della Premier, perché anche in estate era stato così, l'ha recitata il Chelsea di Tom Bailey, che ha messo sul mercato una quantità impressionante di soldi e paradossalmente ha speso più nel mercato invernale che in quello estivo, una cosa molto rara soprattutto per certi volumi. La cosa che mi stupisce di più, riprendendo i temi, e se noi possiamo vedere la grafica anche di quanto hanno speso i club quanto hanno speso i club singolarmente, eccola qua, che cioè, intanto la grandissima differenza fra il Chelsea e tutte le altre squadre, e poi l'altro dato molto interessante, l'abbiamo segnato in rosso, c'è una sola squadra non inglese nelle prime 10. Esattamente, quindi abbiamo prima di tutto la spesa mostre del Chelsea di 330 milioni con l'acquisto di 7 nuovi giocatori che si vanno ad aggiungere ai 7 appunto del trasferimenti durante la finestra estiva, per una spesa totale di circa 610 milioni di euro per un totale di 14 giocatori, a cui bisogna anche aggiungere il prestito di Joao Felix. E non è sottolineerei venuto via gratis. Ecco, esattamente, che però non appare appunto in questa grafica. Sottolineerei anche la strategia, a mio avviso, molto rischiosa scelta dal Chelsea, che non solo paga i giocatori con degli stipendi molto alti, ma che ha anche scelto di spalmare in un periodo molto lungo i contratti di questi giocatori, e io trovo questa scelta onestamente a livello finanziario una scelta piuttosto rischiosa,
perché ci si carica praticamente di costi per un periodo molto lungo, e avendo così tanti giocatori a un certo punto delle scelte dovranno essere fatte, alcuni di questi giocatori non performeranno e di conseguenza sarà poi molto difficile andare a piazzarli sul mercato, in quanto anche il loro valore netto contabile decresce molto molto lentamente. Ritornando poi a quanto appunto questa grafica mostra, abbiamo, come dicevi, 9 club inglesi su 10, l'unico non inglese è il Marsiglia, che ha speso appunto 40 milioni con l'acquisto di Vitinha, 32 milioni e poi l'acquisto della sorpresa del Marocco ai mondiali del Qatar, appunto il centrocampista Unai, per 8 milioni. Però a mio avviso di questa classifica è molto interessante notare come ci sono anche delle squadre piccole o medio piccole, quindi abbiamo due squadre in piena lotta a retrocessione come il Bournemouth e il Southampton, e poi abbiamo delle squadre che tutto sommato possono essere considerate mediamente piccole come il Wolverhampton e il Leeds, quantomeno in termini Premier League, non certo a livello internazionale, perché i fatturati di queste squadre sono, diciamo, superiori a 2/3 delle squadre italiane. Tant'è vero che se noi prendessimo come dato quello che ci hai detto prima tu, cioè quanto ha speso tutta la Serie A o tutta la Liga, ovvero 32 milioni di euro, entrano in top 10 per il rotto della cuffia, entrano a posto dell'Leicester, sono vero. In posizione. Esatto, infatti se la regia fa rivedere la grafica è molto interessante vedere che la Liga e la Serie A si posizionerebbero in decima posizione, 32 milioni di euro spesi, ma a livello aggregato, quindi certo. Sarebbero davanti all'Leicester ma dietro al Wolverhampton. Più o meno la stessa fotografia l'abbiamo naturalmente con i colpi, no? Singoli, con i giocatori singoli, divisi naturalmente in ordine di classifica. C'è il Chelsea che ha 5 giocatori su 10. Mi viene da chiederti sulla grafica dei giocatori, quindi tutti i giocatori che ha preso il Chelsea, la considerazione che hai fatto prima sulla lunghezza dei contratti, può diventare secondo te un problema a livello di UEFA, visto che comunque al di là dei rischi che si accolle il Chelsea per fare questi contratti così lunghi, le altre società in Europa non hanno questa possibilità di arrivare oltre i 5 anni? È una deroga che si è autoconcessa la Premier League? No, c'era un cosiddetto loophole, buco di regolamento che il Chelsea ha sfruttato, perché le normative UEFA impongono che i contratti non siano più lunghi di 5 anni. Tuttavia c'era una possibilità, adesso devo dire una questione legale, regolamentare di cui non ho conoscenza profonda, però ci sarà sicuramente un intervento, però ormai questa possibilità è stata, ormai è fatta, però ripeto, a mio avviso è una scelta molto molto rischiosa. Ultima considerazione, la teniamo per ultima perché c'è poco da dire, fra virgolette, l'evoluzione della spesa del mercato nella nostra Serie A. Eravamo abituati ad altre situazioni da poter anche raccontare, se vuoi, almeno vista dal nostro punto di vista. È evidente che c'è stata una contrazione delle spese nel mercato invernale clamorosa, no? Rispetto alle ultime stagioni, quando in Italia si cominciava a spendere tanto quanto negli altri paesi, anzi spesso era seconda soltanto alla Premier, adesso è fanalino di coda, quindi c'è stato, tant'è vero che le squadre che hanno speso di più nel mercato invernale sono due, tra virgolette, piccole, lo Spezia è sicuramente piccolo, la Fiorentina ha ambizioni europee, ma sono le due squadre che hanno speso di più. È una situazione secondo te circostanziata al momento economico che sta vivendo oggi l'Europa, mi verrebbe da dire, o è un trend? Ma direi che indubbiamente è un trend nelle ultime stagioni, perché vediamo che comunque dal picco della stagione 19-20 di 232 milioni, poi comunque i numeri sono diminuiti. Lo scorso anno c'è stata un'impennata, soprattutto grazie al trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Però indubbiamente il calcio italiano sta soffrendo, manca della liquidità ed è fondamentale dire che non spendevamo così poco
dalla stagione 2005-2006, quando la spesa fu di 14 milioni. Quest'anno il totale della spesa è stato 32 milioni per le 20 squadre della Serie A, quindi stiamo parlando di poco più di 1,5 milioni. E come appunto accennavi giustamente, è interessante vedere che in questa classifica, in testa a questa classifica, abbiamo la Fiorentina con 13 milioni, seguita dallo Spezia con 8. Indubbiamente, secondo me, questo è un po' il riflesso dello stato del calcio italiano, però devo dire anche che non mi aspetto molto di più, quantomeno dalla prossima stagione estiva o della prossima finestra estiva e la finestra invernale del 2024. Bene Andrea, grazie mille per questa prima chiacchierata, naturalmente ci rivedremo settimana prossima. Football Benchmark per il momento finisce qui e appuntamento appunto alla prossima settimana. Buona serata. Grazie.